Presidente, una visita in provincia di Imperia per incontrare le varie realtà e toccare le varie problematiche, dall'aspetto occupazionale a quello delle infrastrutture, il turismo, eccetera. Stiamo girando tutta la Liguria come avevamo promesso di fare in campagna elettorale, perché bisogna conoscere i problemi nel dettaglio per poi poter intervenire. La provincia di Imperia ha molti problemi, per la verità questa regione ha molti problemi. La provincia di Imperia può essere presa a simbolo dei molti problemi di questa regione. Problemi di viabilità, problemi di infrastrutture come la ferrovia mai compiuta, problemi di rilancio turistico, problemi di deindustrializzazione, ma anche molte eccellenze. La vicinanza con un'area popolosa e sviluppata come la Costa Azzurra, le eccellenze agroalimentari come i suoi oli, come il pastificio Agnesi che va a tutti i costi salvato, ha un turismo che può incrementarsi e molto nella sua offerta e quindi portare occupazione. Io credo che abbiamo di fronte molti problemi da risolvere, ma abbiamo anche molte opportunità davanti, e siccome io sono un ottimista credo che vinceranno le opportunità. Ecco, sul caso occupazionale qui c'è il problema Agnesi. L'Agnesi è un marchio storico della Liguria, non fosse altro per chi ha la mia età, per il famoso spot "Silenzio parli Agnesi". Bene, ora non è il momento di restare in silenzio, è il momento di parlare, noi parleremo con l'azionista, chiederemo se ha un piano di sviluppo di questo marchio che non deve perdersi dalla nostra regione. Se non ce l'ha l'azionista, vedremo come sarà possibile trovare chi abbia voglia di coltivare un'eccellenza agroalimentare assoluta come quello, un marchio che è radicato a questo territorio e che, messo a sistema con molti altri marchi d'eccellenza, può rappresentare un'offerta enogastronomica importante anche per trainare il turismo. Questi sono giorni difficili per gli incendi, nelle ultime ore in provincia di Imperia ce ne sono stati alcuni veramente devastanti. C'è una problematica di dotazione dei canader in Liguria che devono arrivare da fuori? Guardi, ieri io mi sono informato costantemente per tutto il giorno e mi è stato ripetuto da tutte le autorità che stavano lavorando che non c'era un problema di deficit da un punto di vista aereo e dei mezzi. Esiste un problema di legislazione, esiste un problema di repressione di chi con gli incendi sta facendo terra bruciata veramente di questi territori, e lo sta facendo o per interessi o per assurdi giochi che vanno puniti molto severamente. Bisogna che si intervenga sia a livello legislativo sia a livello economico. Dopodiché noi, per quanto ci riguarda, siamo a disposizione con la protezione civile, siamo a disposizione del prefetto, abbiamo con l'assessore Mai all'agricoltura, con l'assessore alla protezione civile, seguito costantemente ogni minuto queste terre, ma finché non si estirperà quel fenomeno terribile e incivile dei piromani che appiccano fuoco per varie ragioni, tutte le volte francamente ignobili, non si risolverà il problema fino in fondo. Per chiudere, un incontro anche con i sindaci del territorio, qual è il rapporto che volete instaurare con i comuni liguri? Guarda, noi sindaci consideriamo che siano il terminale finale del rapporto della pubblica amministrazione con la popolazione, quindi hanno molti problemi, hanno molte opportunità. Noi siamo pronti a dare una mano in tutto quello che è possibile, già abbiamo varato un piano per aiutarli nelle piccole opere idrauliche che possano mitigare quest'autunno il rischio idrico in molti comuni. Siamo a loro disposizione per trattare con loro tutte le infrastrutture di cui hanno bisogno, ovviamente nelle compatibilità di bilancio, perché riteniamo che il tema delle infrastrutture sia principale per lo sviluppo di questa terra. Chiediamo a loro, al di là del colore politico, un impegno tutto speciale per rilanciare insieme questa terra, perché se non ci credono i sindaci per primi non si va da nessuna parte.